scusa, mi dispiace. Niente. Scusa, mi ho distratto. Ok. Ciao. Io ti conosco. No, non credo. Sì, come no, tu sei Antonella. Angela. Angela, scusa. Però hai una sorella che si chiama Laura, no? Sì. Non ti ricordi di me? Sono Luca. Ci siamo visti al concerto l'altra sera all'auditorium dove suonavo io. Oh, sì, scusami, scusa. Aspetta, Laura come sta? Bene, bene. Ah, no, perché l'altra sera le ho dato il mio numero. Allora pensavo che magari una sera di queste potremmo vederci e uscire insieme. Ok, vedo che posso fare, sì. Ok, okay. Grazie. Ciao. 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 Tesoro, lo so, sono in ritardo. Però ti ho portato sfogliatelle calde e caffè. Ecco qua. Grazie. Ah, venendo qui ho incontrato Luca, quel ragazzo che abbiamo conosciuto l'altra sera al concerto. E che ti ha detto? Mi ha detto che ti ha lasciato il numero ma non l'ha richiamato. E tu che gli hai detto? Che stavi bene e che te l'avrei ricordato. Mi sembrava molto interessato a te. Hai visto, quello che mi sta succedendo non mi sembra tanto il caso. Alex, mi raccomando, fammela bellissima, che stasera ho degli amici a cena. Che amici? È una sorpresa, che ti impicci. Vado a fare i rifornimenti. Ciao. 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 No, guarda, io sono ancora a Roma, ho appena finito una riunione dei docenti. Ah, scusa, facciamo così. Vai tu ad aprire la casa al mare, io faccio un paio di giri e ti raggiungo. Ok? A dopo, un bacio. Sapevo che la chemio faceva male, ma non pensavo così tanto. Ho sempre la nausea. I miei capelli. Guarda. Speravo che a me non succedesse. Lo so. Però oggi ho avuto una delle mie solite intuizioni. Aspetta. Guarda un po'. Che ne dici? Può andare. Tu sei pazza. Ti voglio bene. Bene, Laura, allora come sta andando la terapia? Dottoressa, Laura sta molto male. Anche se non lo dice, il vomito e la nausea la condizionano molto. Deve per forza soffrire così. Ma perché non me ne ha parlato prima? Perché la mia priorità è vincere questa guerra contro il cancro e sinceramente pensavo fosse normale stare così male durante le terapie. Comunque non si preoccupi. Oggi fortunatamente siamo in grado di controllare gli effetti collaterali della chemioterapia. Ora le prescrivo una cura che la farà stare senz'altro meglio, non dubiti. Ecco. Grazie. Prego. Allora Laura, mi raccomando, mi chiami in qualsiasi momento. Non esiti. Va bene, grazie dottoressa. Arrivederci. Arrivederci, grazie mille. Hai sentito? Sta andando tutto per il verso giusto. Il fisico risponde alla terapia.
E poi adesso con questa nuova cura la sopporterei ancora meglio. Ehi. Questa battaglia la combattiamo insieme. Deve ancora nascere che ci divide. Grazie, Angela, davvero. Non so che farei senza di te. Da sola non avrei mai trovato il coraggio di raccontare quanto sto male. Sai che ti dico? Mi è venuta voglia di andare a ballare. E di rivedere Luca. Stasera lo chiamo. Brava, è così che ti voglio. Sì. Vorrei farti sognare, portarti a ballare, stringerti tanto da non respirare, perdermi in ogni minimo particolare di te. Dentro ad ogni brivido c'è la magia di un timido incontro di due mani che si sfiorano, semplicemente un'alchimia che già ti fa sentire mia come vorrei. E mi sento stupido nella follia di un attimo, mi sono immaginato tutto quanto, e intanto tu rimani lì seduta per il tuo caffè senza di me. Oggi sei proprio bella. È l'aria di mare che mi fa bene. Secondo me anche Luca ti fa bene. Peccato che è a Berlino. Eccolo. Come sta il mio Mick Jagger preferito? Tutto a posto il viaggio, sei arrivato? Come no, il concerto, scusa? Perché? Cioè? Ma tu sei matto davvero? Ma sei pazzo? Un pochino sì. Come stai? Adesso bene. Oggi è possibile guarire dal cancro. Certo, il cammino è lungo e pesante. Tante volte io ho pensato di non farcela. Ma i momenti difficili mi hanno insegnato una cosa importante. Per sconfiggere la malattia, oltre alle cure, bisogna vincere le paure ingiustificate, l'imbarazzo e la reticenza a raccontare come ci si sente. Non bisogna aver paura di parlare con gli altri. Parlare è la chiave di tutto. Condividere con il mio medico lo stato fisico e psicologico durante la malattia mi ha aiutato moltissimo in questa battaglia. Il medico è stato il mio grande alleato e mi ha dato la forza per guardare al futuro con ottimismo. Insieme, consapevolmente, si può vincere. Il problema non è viaggiare, basta che non sia una scusa, un motivo per scappare. Stiamo bene io e te, travolti da un insolito destino. Siamo luce io e te,
come il mattino. Ti sorriderò, e tutto cambierà. Ti sorriderò, ti sorprenderò, ti solleverò da ogni tua fragilità e costruirò una casa solo per te. Ti vestirò da sposa solo per me, però comunque vada, sarà tutta una sorpresa. Il problema non è il mare, ma la malinconia che ti lascia all'orizzonte. Il problema non è la tua bocca, ma la voglia insoddisfatta che mi resta di baciarla. Stiamo bene io e te, c'è pane, amore e fantasia. Fantasia. Siamo il sole io e te, finché sei mia. Ti sorriderò, ti sorriderò, ti sorriderò e tutto cambierà. Ti sorriderò, ti sorprenderò, ti solleverò da ogni tua fragilità e costruirò una casa solo per te. Ti vestirò da sposa solo, solo per me, però comunque vada, sarà tutta una sorpresa. Fragilità.